l'avvento della pandemia siamo stati un po' tutti posti di fronte a nuove sfide, ma non ha cambiato assolutamente i nostri piani e obiettivi in termini di responsabilità sociale di impresa. Anzi, se devo riflettere su quello che è accaduto durante lo scorso anno, diciamo che la pandemia ha ancora di più accentuato, diciamo, la consapevolezza di quanto sia importante agire oggi per riuscire a garantire un futuro degno alle generazioni di domani. E quindi noi in Lidl stiamo proseguendo con tutti i nostri obiettivi in termini di sostenibilità, un impegno a 360 gradi che ha l'obiettivo in primo luogo di contrastare quelle che sono le sfide principali globali causate dall'uomo, andando quindi a sviluppare iniziative in ottica di tutela del clima e dell'ambiente, concentrandoci anche su tutto quelli che sono gli stili di vita sani e consapevoli attraverso una politica di assortimento sviluppato in maniera sempre più responsabile e sostenibile, e poi un contributo concreto che vogliamo offrire e stiamo offrendo alla comunità e al territorio in cui operiamo, al quale siamo profondamente riconoscenti dopo 30 anni di presenza in Italia. Ogni azienda è fatta di persone, quindi non ci sono obiettivi di business che possono essere raggiunti senza il contributo appunto attivo delle persone. E noi stiamo investendo molto su tutte quelle che sono politiche di gestione delle risorse umane, quindi a livello HR, che siano sempre più innovative e che hanno l'obiettivo di porre davvero il collaboratore al centro delle strategie aziendali. Quindi parliamo di nuovi piani di welfare aziendale, parliamo di inclusione nell'ottica appunto di contribuire anche a quello che è uno sviluppo continuo delle nostre risorse, che in Italia sono più di 18.500.